cavoli tuoi. Quindi non c'è peccato originale. Se non c'è peccato originale, siamo tranquilli, non siamo macchiati da niente. Qualora anche ci fosse, se è vero che fuori di lì Caino trova un sacco di gente, vuol dire che questi non sono i progenitori dell'umanità. E se non sono i progenitori dell'umanità, quando anche ci fosse la macchia del peccato originale, non l'hanno trasmessa all'umanità. Semmai ai loro discendenti, punto. Semmai. Non esiste questa roba, ma qualora, se esistesse, l'avrebbero trasmessa ai loro discendenti. Insomma, quindi ci sono, veramente, facendo la lettura da ignoranti, proprio semplicemente ciò che c'è scritto nelle Bibbie che avete in casa, si capiscono un sacco di cose. Ed è per questo che in realtà bisogna inserire l'allegoria, la metafora, eccetera, perché altrimenti queste cose qui è chiaro che non sono compatibili con la dottrina che viene veicolata. Ed è chiaro che su questi racconti letti da ignoranti non si può costruire nessun pensiero religioso. Perché sono racconti molto concreti, molto concreti. Dopodiché possiamo tutti assieme stabilire, vabbè, che questi qui facevano finta. Allora, se questi qui facevano finta, se i masoretti hanno fatto finta, se si sono inventati delle cose, allora tutti prendiamo atto che sulla Bibbia non si può costruire nulla, perché dalla Bibbia non si può ricavare nessuna verità, salvo inventarla. Ma sono loro che hanno necessità di inventarla. Perché altrimenti ciò che ci racconta la Bibbia è estremamente concreto e anche semplice da capire, basta leggerla attentamente. Dicevo prima dei... possiamo prendere Giudici 11:24? Dicevo prima degli Elohim. Ecco, questa è una cosa, perché vedete... 11:24 mi pare. Sì. Perché allora io nei libri, nel corso di questi anni, ho scritto tutta una serie di cose non accettabili, no? Qualcuno di voi qualche libro l'ha letto. Allora ho scritto appunto che la Bibbia non è un libro di religione, la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia non parla di mondi spirituali, la Bibbia non parla degli angeli. Nel senso che i malachim biblici sono individui in carne ed ossa, così come individuo in carne ed ossa è questo qui. La Bibbia, i malachim quindi non sono le entità spirituali. Dovete sapere che gli angeli sono stati definiti, cioè la spiritualità degli angeli è stata definita in un concilio nel IV secolo d.C. Perché prima non erano d'accordo sul fatto che fossero spirituali. Tant'è, vi faccio un esempio, che nei padri della Chiesa, per esempio nel De Virginibus Velandis di Tertulliano, c'è scritto che le fanciulle, le ragazze giovani che partecipavano alle assemblee alle quali erano presenti i cosiddetti angeli dovevano coprirsi il capo, i capelli lunghi, con un velo, perché i capelli lunghi eccitavano sessualmente gli angeli. E quindi a loro tutela era meglio che loro si coprissero. Questo nei testi di Qumran è scritto nei trattati sulle Berachot. Stessa cosa. Alle assemblee alle quali sono presenti gli angeli, le fanciulle vadano con testa coperta. Perché era pericoloso per loro, perché non andavano molto per il sottile. Nella lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo, dice, alle assemblee alle quali sono presenti gli angeloi, che è la traduzione in greco di Machin, le donne vadano con il capo, un segno di sottomissione sul capo, quindi diciamo col capo coperto, mica dice per rispetto verso Dio, dice a motivo degli angeli, a motivo degli angeli. Insomma, quindi gli angeli sono diventati spirituali nel tempo, ecco, prima non lo erano tanto. Poi dopo gli sono state date anche le ali. Ripeto, esistono gli angeli? Benissimo, non ho nulla da dire.
non sono quelli dell'Antico Testamento. Facciamo sempre le distinzioni, così siamo tutti tranquilli, perché sennò... Erano un po' maniaci questi, questi erano un po' maniaci, poi si sono calmati. Ma infatti anche nella Bibbia a un certo punto, in un paio di passi, c'è scritto: ho incontrato uno di quelli, per fortuna sono ancora vivo. Quindi... era meglio non incontrarli. Diciamo, uno stava più tranquillo se non lo incontrava, ecco. Non erano molto tranquilli. Allora, dicevo appunto che questi malachim erano individui in carne ed ossa. I cherubini non solo non sono angeli, ma a differenza dei malachim non erano neppure individui, erano macchine. Macchine. Ah, quindi quei cherubini con le spade fiammeggianti erano le macchine. Esattamente. Sapete cosa scrive parte dell'esegesi ebraica? L'esegesi ebraica è quella che è contraria a me, non amici. I cherubini è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici, una specie di robot che servivano a eccetera eccetera. È noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud che erano oggetti meccanici. Io lo ricavo facendo la lettura da ignorante della Bibbia di Masoretti. Da questo continuo a fare la lettura da ignorante. Il Malachim, cioè il termine ebraico Malach, che è il singolare di Malachim, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, cioè individui in carne ed ossa. Su varie cose Mauro Biglino ha ragione, la Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Io ho scritto, documentato, cercato di documentare, che la Bibbia parla di ingegneria genetica, no? Come hanno fatto Adamo, Eva, sono intervenuti su Noè, eccetera. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. È noto da sempre agli ebrei. Questo è scritto in rete, eh? Io in uno dei libri ho dedicato un capitolo intero a Satana per documentare come Satana nell'Antico Testamento non esista. Il capitolo sul Satan Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato e su ciò gli facciamo i nostri migliori complimenti. Tutto facendo la lettura da ignorante. Solo facendo la lettura da ignorante. Per questo continuo a farlo. Allora, il problema è questo qui. Cioè, il problema è stabilire se questo qui è Dio oppure no. In Giudici 11:24, io ho detto prima che è evidentissimo che questo qui è il capo, questo qui è un gruppo. Lui conta i suoi, sulla base dei suoi definisce dei confini, li assegna. In questa assegnazione a lui ne tocca un pezzo. A lui, diciamo, non piace o comunque non è soddisfatto da quel pezzo e allora fa guerra ai suoi colleghi per cercare di pigliargli degli altri pezzi. Punto. Perché altrimenti, ripeto, vuol dire che lui prende delle decisioni, lui, sempre lui, non si ricorda che decisione ha preso e per porre riparo a quelle decisioni massacra centinaia di migliaia di persone. Questa è l'altra alternativa, non ci sono vie di mezzo. Ma vediamo se allora che cosa ci dice la Bibbia in più. 11:24, possiamo leggere? Non possiedi tu quello che Chemosh, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Ok, a parlare qui siamo nel libro dei giudici. A parlare qui è uno dei giudici. Giudici in Israele non significava quelli, cioè questi giudici qui, quelli che amministravano la giustizia, ma i comandanti in capo, no? Che prima che si stabilisse il regno di Israele, insomma il regno di Giuda, eccetera, il regno di Davide, poi di Salomone, eccetera, diciamo, venivano fuori di questi personaggi singoli che prendevano il comando in momenti in cui bisognava fare delle conquiste o in momenti di particolare pericolosità, eccetera. Quindi questi prendevano il comando. Questo qui che parla è un giudice che si chiama Jefte e sta discutendo con un popolo nemico, gli Ammoniti, perché loro combattevano contro gli Ammoniti, i Moabiti, gli Edomiti, eccetera,
perché si contendevano e si strappavano tra l'uno con l'altro fazzoletti di terra, cioè robe più piccole di una regione italiana più o meno, tanto per capirci. Allora questo Jeftè dice al re degli Ammoniti: voi vi tenete il territorio che il vostro Elohim Chemosh vi ha dato, noi ci teniamo il territorio che il nostro Elohim Yahweh ci ha dato. Cioè lì c'è scritto con una chiarezza veramente disarmante che per Jeftè, il comandante in capo delle forze di Israele, cioè loro, dice, noi dipendiamo dall'Elohim di nome Yahweh e ci teniamo i territori che lui ci ha dato. Il vostro Elohim, che si chiama Chemosh, vi ha dato quei territori e voi ve li tenete. Assoluta parità. Non è che dice a noi li ha dati Dio e quindi e a voi li ha dati Chemosh che non esiste, perché secondo questa dottrina non dovrebbe esistere, ovviamente. Invece esisteva, come? Tant'è che Jeftè dice, vabbè, voi vi tenete quelli che vi ha dato il vostro, noi ci teniamo quelli che ci ha dato il nostro. Ma che quello lì che si chiama Chemosh esistesse lo sapeva anche il saggio Salomone, che a quello lì ha fatto erigere dei luoghi di culto. Perché Salomone, che era saggio, sapeva bene che Yahweh oggi c'era e domani poteva non esserci più. E quindi si teneva buoni quegli altri, suoi colleghi, che operavano sullo stesso territorio. Tant'è che Salomone ha fatto costruire dei luoghi di culto a uno che si chiama Chemosh e ha fatto costruire luoghi di culto a uno che si chiamava Milcom, cioè un altro degli Elohim che esisteva sul territorio, cioè di questi piccoli Elohim che si contendevano tra di loro dei piccoli fazzoletti di terra, perché mentre i capi grandi, quelli che seguivano i grandi imperi, cioè egiziani, assiri, babilonesi, titi, no? Quelli si contendevano gli imperi, loro piccolini si strappavano i fazzoletti, cercavano di strapparsi l'uno con l'altro i fazzoletti di terra. Questo è scritto nella Bibbia che avete in casa. Lo leggiamo lì, in questa qui, come è scritto? Le terre di cui il tuo Dio, la traduzione ovviamente in ebraico c'è Elohim, le terre di cui il tuo Elohim Chemosh ti ha fatto entrare in possesso, tutte le tieni. Così anche noi ci teniamo quanto il Signore, cioè Yahweh, nostro Dio, nostro Elohim, ci ha fatto possedere. Assolutamente uguale. Voi vi tenete il vostro, noi ci teniamo il nostro. Punto. Ma poi nomina anche altri Elohim. E poi si nominano altri Elohim. Dicevo prima Milcom, Baal Peor, Baal Zebub, Baal Zafon. E ce ne sono tantissimi, tantissimi ce ne sono. Tutti nominati nella Bibbia. Quindi il tentativo di trasformare in Dio unico questo termine qui è un tentativo veramente che non ha senso. Non ha senso. Perché la Bibbia ci racconta costantemente della pluralità di questi individui. Su questo non ci, direi, non ci dovrebbero essere dubbi. Diciamo, siamo cauti. E viene fuori facendo le letture da ignoranti. Dopodiché ci sono tutte le altre letture. Benissimo. Io, come dicevo, metto a disposizione la mia, ognuno ne fa quello che vuole. Ci sono tutte le altre. La mia è la lettura più bassa in assoluto. Ci sono tutte le altre che sono letture molto alte. E a volte dico, ecco, come se avessimo un tavolo imbandito, con un sacco di pietanze molto elaborate, cibi veramente ricercatissimi, fatti quelli sì con ricette eccetera eccetera eccetera, io metto lì delle patate messe, finito, quelle da ignoranti, nel senso che uno piglia le patate, le butta nell'acqua bollente, qualsiasi ignorante le fa. Io dico però lasciatemi mettere le mie patate messe su quel tavolo, dopodiché ognuno ne fa quello che vuole, e invece mi si dice costantemente che io le patate